Quindi tu credi che il freno tra te e Manuel è anche Lulu nel rapporto nuovo che si è instaurato tra loro? Sicuramente da un lato, perché parliamoci chiaro, Lulu in passato mi ha fatto alzare da tavola, cercava sempre comunque di allontanarmi un po', ha fatto un po' di battute che non mi sono piaciute nei confronti della nostra amicizia, e questo lo sai bene, ma comunque a prescindere quello lo trovo anche giusto, perché va bene così. Ok, Manuel, che cosa non è giusto di quello nel racconto di Soleil? Che cosa non ti quadra? Allora, molte cose sono giuste, mi ritrovo. E mi reputo però una persona comunque in grado di riuscire a pensare grazie alla propria testa, alle proprie idee, quindi non mi faccio influenzare da un rapporto d'amore. Io quello che ho visto in Soleil da sempre è stato proprio quello di andare oltre. Io l'ho guardata sempre con occhi diversi, secondo me, rispetto agli altri, e l'ho sempre capita proprio per questo. Ed è per questo che l'altra volta ho detto quello, perché mi dispiace. Io so, secondo me, io so che Soleil può arrivare dove ancora non è arrivata, ok? E secondo me semplicemente maschera un po' questo suo lato che invece dovrebbe tirare fuori, voglio che lo tiri fuori, perché i tuoi occhi li ho visti con Alex, li ho visti con me, li ho visti in tante situazioni in cui non ti appartiene il fatto di arrivare a spada tratta a dire un qualcosa, perché tu il cuore ce l'hai, gli occhi parlano, ce l'hai, e mi dispiace che non esca.